Insomma, qua ho fatto un piccolo taglio perché stavo venendo attaccato da un sacco di creature, chiamiamole secondarie, perché la zona è piena di cose. Adesso cerco di andare verso il mostro che finalmente si è identificato. E insomma, il feeling, eccolo qua. Un sacco dei miei colpi non gli fanno niente, anzi. Sono negato io a combattere, questo è il problema di questo gioco. Per il resto è davvero bello. Mi ha dato un feeling migliore di quello di Monster Hunter World, soprattutto per la costruzione del mondo. Cercando di curarmi. Il problema è che appena ci provo. Almeno ho ancora la spada affilata, però nel senso mi massacra. Gatto, è il momento di piantare una cosa curativa, eh. Poi devo anche imparare io ad usare le armi. Più o meno. Bisogna inseguirlo. Fatti cavalcare. Prima che vada appunto a curarsi. In alcuni poi ti portano nella loro tana e così via. Dovrebbe esserci lo scontro finale. Ecco, cioè, a colpire io non era abbastanza vicino, ma lui mi ha devastato.
anche perché di stamina ne ho pochissima, a differenza di appunto Soukiden e altri giochi che hanno un sistema più, chiamiamolo, ruolistico, come anche God Eater, che anche quella mi piaceva abbastanza. Qui il personaggio sale di livello in proporzione alle sue armature, ai suoi equipaggiamenti, perché comunque mantiene, chiamiamolo, uno status umano, mentre in altri giochi appunto sei quasi disumano dopo un po'. Attacco da dietro non serve un granché, perché non gli faccio davvero un granché. Devo attaccarlo sulle ali. Sì, bravo che mette la pianticella curativa, bravo. Bisogna aspettare che fiorisca. Sta fiorendo, sì, dai. Lo spadone qua, la spada lunga in realtà, lo spadone poi è ancora più lento, non mi ci trovo benissimo. Inseguirlo. C'è un altro insetto. Aia. No, proprio non sono capace io a giocare, si nota. Sbaglio sempre nel tempismo di dove andare a colpire. Devo probabilmente sperare che lo facciano fuori loro. E arrivano anche le creature piccole. No, non distraeteneli. Eh,
insomma, fa che mi dà fastidio che ogni tanto davvero non riesco a avvicinarmi per colpirlo che si rimuovono. Ecco, nell'istante in cui provo a curarmi vengo massacrato. Perché? Devastante, mi sta piccando devastando a me. Direi che siamo verso la fine perché ha cambiato il pattern dell'attacco. Ma si sta quasi rompendo. Ormai sto finendo veramente le cure. Devo fare il filo anche all'arma. Anche uno dei motivi probabilmente per cui non gli facevo un granché di danno. Andiamo. Sì, non capisco bene come raggiungerla. No, diciamo una creatura più grossa, no? Let's go.
No! Ho voluto fare il figo cercando di non curarmi subito. Ed ecco le conseguenze. Ok, ce ne sono un casino. Beh, figa sta cosa. Tempo. Muovendo ancora. Madonna. Oh, c'ho anche il bonus d'attacco e naturalmente mi devasta di colpi. Avrei anche dovuto riaffilare un po' la rama, eh.
Devo cercare di curarmi per non finire di nuovo a terra. Vai giù. Quanta vita hai ancora? Aia, ha fatto malissimo. Non ce la fa. Devo rifarmi tutto il giro. Devo passare di qua. Ok, sono io che combattendo molto, anzi troppo furiosamente, spreco tutta la stamina. Dai, metti l'alberello.
Madonna, che... Madonna. No, sbagliato strada attraverso il portale. ご注意を。
quale sto prendendo. Dovrei dargli il colpo di grazia che la missione sta per finire, perché sono anche a tempo, quindi. Dai. Realtà di qua. Dai, vediamo di chiudere questa caccia. Ah, oh, si stanno per scontrare di nuovo. Mi hanno rotto un sacco di parti, però non riesco a buttarlo giù. Io non ho neanche visto se effettivamente era una missione di cattura o di caccia. Mi sembrava di caccia, però adesso mi viene il dubbio. Guarda lì com'è rovinato, tra l'altro. È bello che vedi proprio i segni della battaglia sul corpo dei mostri. Naturalmente appena mi curo il tempo è scaduto. La missione è fallita. Però almeno mi fa tenere le cose che ho trovato. E questa non è una cosa brutta. Prendo anche un po' di soldi, di punti karma. E i personaggi, cioè i miei compagni, sono aumentati di livello. Va bene. Diciamo che è stata pessima come prima caccia. Però effettivamente ho imparato qualcosina in più. E sì. Non è male, non è il Monster Hunter così, diciamo, per tutti come dicevano, perché appunto a differenza di Toukiden, a differenza di God Eater, non è un titolo, diciamo, fatto per l'azione. Quelli erano giochi in cui bastava anche livellarsi a bomba, continuare a combattere, fare missioni,
per diventare fortissimi. Qua invece comunque sento il peso, diciamo, di non aver giocato con tattica, di non aver fatto prima un pranzo, perché effettivamente avrei potuto cucinarmi qualcosa, comprare qualcosa da mangiare per avere un bonus. Vabbè, le armi e l'armatura sono quello che sono, anzi, paradossalmente, avendo l'armatura del pre-order, ho 24 di difesa invece che 1, quindi sono molto più resistente, però effettivamente ho fatto una pessima figura. Ciò non toglie che il gioco sia molto godibile. A livello di giocabilità, se non era per il tempo, ce l'avevo quasi fatta, anche perché all'inizio non trovavo il mostro, quindi adesso che ci ritorno e che ho, per così dire, già sbloccato una porzione di mappa da vedere, o nella minimappa poi posso anche settare dei filtri per vedere la fauna endemica, gli oggetti da raccogliere, i punti di scavo. Quindi man mano che uno li scopre, diventa poi più facile gestirli. Questa è una caratteristica che hanno aggiunto che è molto utile per i neofiti. Quindi adesso rifare la missione, non la rifaccio adesso, però nel senso, è una cosa che anche se la fallisci, almeno hai preso un po' di risorse. Hai trovato un paio di, ho trovato un po' di pezzi, li ho raccolti, ho scoperto delle cose che mi saranno utili in una spedizione successiva. Monster Hunter, appunto, a differenza degli altri titoli che ho nominato, non è un gioco action, è un gioco che richiede un po' di preparazione, di riflessione. Forse anche la spada lunga non è l'arma più adatta a me, io sono abituato a combattere nei giochi action, appunto, molto freneticamente, quindi un'arma che è abbastanza lenta e che ha un tempo di ricarica tra le combo lungo, magari non fa per me, posso provare anche con un'altra arma e così via. Quindi effettivamente il primo impatto non è stato dei migliori per quello che riguarda appunto le performance. Però mi stimola tanto a giocarci ancora, a riprovare, a differenza appunto di un Dark Souls o di un Elden Ring, che alla seconda, terza volta che muoio dal boss mi viene voglia di spezzare il pad e non giocarci mai più. E infatti, per non rischiare di spezzare il pad, dopo un po' smetto di giocare a quei giochi. Invece Monster Hunter comunque mi ha dato delle buone vibrazioni questo Rise. Anche perché adesso i compagni sono anche saliti di livello, quindi faranno un pochettino più di danno e così via. Quindi perciò, almeno per quello che riguarda le missioni, diciamo, della storia, con un po' di pazienza e un po' più di diciamo, preparazione, appunto, sicuramente sono fattibili anche in singolo. Poi invece, se si ha qualche amico con cui giocare, allora le cose cambiano, perché diventa un titolo molto più performante in multiplayer. Purtroppo i miei amici che ci giocano ce l'hanno per la Switch, quindi effettivamente non è per me facile giocarci con altri, almeno che conosco per adesso. Però insomma, lo consiglio. Devo dire che le prime impressioni sono strapositive. Mi piace il design sia di Kamura, che è bellissimo con questo appunto Giappone feudale fantasy, e mi piace molto anche comunque l'esplorazione, con il fatto di muoversi con gli insetti filo per salire certi pendii, con il cane o comunque anche il personaggio che si arrampica per diversi diciamo dislivelli. È molto meglio, è molto più godibile del World. Il World era secondo me tanto complicato, c'erano dei punti che dovevi ricordarti come fare i passaggi, perché erano multilivello ma erano grossi, dovevi salire da un punto per arrivare in un altro, scendere da lì. Qua invece mi dà un senso di, chiamiamolo, open world molto più gestibile, ed è una cosa buona. In più,
a livello appunto di gioco, devo dire che pad alla mano è molto reattivo e funzionale. Il fatto che siano lente le combo è una cosa voluta, è una cosa voluta appunto dal gioco, perché è una di quelle cose che ti fanno apprezzare il gameplay, che anche le armi non sono semplicemente diverse esteticamente, fanno un po' più di danno o meno, ma hanno un moveset molto diverso l'una dall'altra, quindi bisogna anche trovare l'arma giusta. Insomma, io sono davvero soddisfatto. Non è probabilmente il gioco per me, quindi non so se riuscirò a finirlo, perché come al solito appunto quando c'è troppa difficoltà in alcune cose tendo a lasciarle. È una cosa brutta mia, ormai sono abituato ai giochi appunto in cui posso regolare il livello di difficoltà e di sfida in generale, e quindi un gioco che in realtà diventa progressivamente sempre più difficile, ma già anche di base è abbastanza tosto, non è proprio nelle mie corde, soprattutto quando voglio rilassarmi. Cioè, ho appena finito di platinare Lego Harry Potter anni 1 e 4 e effettivamente quello è stato lungo ma non difficile. È stato snervante quando gli indicatori dei mattoncini ogni tanto non segnavano bene la posizione, quindi non capivo cosa dovevo cercare, però è un gioco semplice, rilassante, che non mi dava ansia o fastidio per non riuscire a fare qualcosa. Questo Monster Hunter Rise può essere una sfida abbastanza complessa, però è davvero un buon punto di partenza per chi vuole approcciarsi al genere degli hunting game, di quei giochi in cui devi dare la caccia ai mostri, perché è complesso ma non proibitivo. I tutorial, comunque le schermate, le spiegazioni ci sono abbastanza esaustive. Chi già conosce un po' la serie si ritroverà molte cose familiari, ma comunque mi ha dato la sensazione di essere un gioco che mi può dare tanto, e questa appunto è una cosa molto positiva, considerando appunto che mi piace tantissimo, ma proprio tantissimo, il design. Guardate lì che belle che sono le montagne con le cascate. E quindi, cioè, il fatto che apprezzo tantissimo l'ambientazione, lo stile dei mostri, lo stile anche delle zone, perché non è la classica pianura, ad esempio il World era abbastanza appunto inesplorato, con qualche rovina, però era un po' vuoto. Qui invece le zone sono molto caratteristiche, mi piaceva il tempio distrutto, abbandonato, era molto suggestiva come location per un combattimento con un mostro. E quindi questo secondo me sarà una cosa che mi permetterà di giocarlo molto di più di World. Poi va comunque, chiamiamolo, a gusto personale, però io sono soddisfatto. Devo dire che mi fa molto piacere che Monster Hunter sia tornato nuovamente su PlayStation e l'abbia fatto appunto con un capitolo davvero buono e non un nuovo gioco fatto da zero, perché devo dire comunque che sì, questa versione PS5 non è altamente performante, però è bello. Si capisce che è un porting da una generazione, chiamiamola precedente teoricamente, della Switch. Ma c'è un po' di compenetrazione perché il cane è troppo affettuoso, però insomma è bello, mi piace, mi ha dato delle buone sensazioni, una voglia di fare ottima, quindi sono spronato a giocarci ancora, cosa che altri giochi invece troppo ostici tendono a scoraggiare i giocatori. Quindi io ripeto, ve lo consiglio anche se non conoscete Monster Hunter, considerando anche il prezzo basso paragonato ad esempio a quanto costava Monster Hunter World, per dire, che costava a prezzo pieno, questo costa
la metà, quindi è un titolo valido, validissimo, che mi ha sorpreso e soprattutto che mi piace un sacco. E appunto questa atmosfera mi spinge a giocarci, a volerne ancora, ed è una cosa positiva anche questa. Quindi io adesso vi saluto, mi spiace che questo gameplay sia stato troppo frammentato, dovrò mi sa dividere il video in altri pezzi, e addirittura mi spiace che comunque avete visto le mie scarse capacità perché non sono riuscito a battere il mostro in tempo, mentre probabilmente i giocatori esperti o chi ha familiarità con la serie magari riusciva già a farlo senza neanche sprecare metà del tempo. Però insomma mi sono divertito e questa è la cosa più importante. Quindi io vi saluto e vi aspetto a un prossimo video. Ciao a tutti!